Wisp nel web, in viaggio verso la nuova piattaforma. È stato questo il titolo e il filo conduttore della 10ª edizione del Seminario Nazionale di Comunicazione Sociale Wisp, che si è tenuto a Roma sabato 28 maggio 2016. In apertura, gli interventi di Vittorio Di Trapani, segretario USIG RAI, il sindacato dei giornalisti RAI, e di Vincenzo Manco, presidente nazionale Wisp, sui temi della libertà di stampa e della libertà associativa, voci del verbo partecipare, come è stato detto. Il terreno quindi della libertà associativa è un terreno che noi abbiamo voluto invece rilanciare con il nostro slogan, liberi di muoversi. Il tema e la simbologia che abbiamo scelto per la nostra tessera e per i nostri materiali comunicativi è proprio questo, dentro la libertà di muoversi costruire legami positivi, legami di inclusione, legami di rapporto protagonista con le istituzioni nel momento in cui questo, come insieme ad altri soggetti, viene riconosciuto come una delle grandi organizzazioni capaci di realizzare le politiche pubbliche in un rapporto sussidiario con le istituzioni. In questi mesi come Federazione della Stampa e come USIG RAI stiamo molto lavorando su alcune idee che sono quelle di fondo, di base valoriali, su un'idea di fondo che se non ripartiamo da un'idea che bisogna costruire ponti prima che muri, cediamo a quello che è la logica di chi vuole saltare le intermediazioni sociali. Nel corso del seminario si è parlato di strumenti e dei canali di comunicazione, a cominciare dall'ambiente web. È stato presentato il nuovo prototipo di piattaforma Wisp, nuova impostazione grafica del sito internet, con funzionalità operative all'avanguardia, più interattive, intuitive e rapide nella gestione quotidiana. L'obiettivo principale del seminario rimane quello di rafforzare e rendere coesa la rete dei comunicatori Wisp, un'unica redazione, sebbene molto articolata e in crescita, perché ognuno comunica valori e visione sociale. Nel corso dei lavori sono state affrontate varie tematiche legate alla nuova piattaforma Wisp, che sarà operativa con l'inizio del nuovo anno sportivo. Un lavoro che verrà perfezionato anche grazie agli utili spunti emersi dagli interventi dei circa 50 partecipanti al seminario nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata alla corporate del nuovo sito Wisp e alla presenza dell'associazione nei social network. Una nuova piattaforma, è stato detto, che nasce per rispondere alle esigenze del movimento Wisp, territoriali, regionali, strutture di attività, società sportive. Infine, Tommaso Dorati e Tiziano Pesce, quest'ultimo con un video intervento, rispettivamente responsabile organizzazione e tesseramento Wisp, sono intervenuti su sistemi e programmi integrati Wisp per la gestione dei dati e dei servizi e sulla riforma organizzativa dell'associazione che fa dell'identità unica nazionale un punto di forza.